Funziona. Abbiamo qua alcune parole. Alcune sono molto simili, o quasi tutte sono molto simili allo spagnolo, vero? Quasi uguali allo spagnolo. Chiaro. Per esempio, protagonista. Protagonista è esattamente uguale allo spagnolo. E altre sono simili. Attrice. Che cosa significa attrice? Semplice. Attrice. Esatto. Noi abbiamo il maschile attore, il femminile attrice. Altre parole non sono così simili allo spagnolo. Per esempio, appuntamento. Che cos'è un appuntamento? Il Una libretto. cita, Una cita, cita. cita. Una cita, per esempio, una cita con una persona, può essere un appuntamento romantico, ma anche può essere un altro tipo di appuntamento. Una Una cita medica. Cita medica, sì, noi diciamo una ora con il dottor, può essere tranquillamente, può essere un appuntamento di lavoro, come nel senso una reunione con il jefe, può essere un appuntamento. Non è necessariamente una cosa Una cita. romantica, ma può essere anche una cosa romantica. Ok, poi abbiamo il segreto. Se vi Segreto. rendete conto, è quasi uguale, cambia solo una lettera. Non è con la C, ma è con la G. Segreto. Per quello abbiamo anche la professione, la segretaria o il segretario, con la G. Un'altra parola nuova, seguire, è un verbo semplice anche quello. Che cosa può significare seguire? Seguire. Seguir, esatto. Scoprire, Descubrir. descubrire, esatto. Scoprire. Occhio qua, il participio, perché è sempre importante sapere i participi dei verbi perché magari li possiamo usare al passato prossimo. Allora, scoprire, il participio è scoperto. 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 Il participio di seguire quale sarà? Seguito. Seguito, esatto. Seguito. Seguito. Ok, verità. Verdad. 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 E quale è il plurale di verità? Lo stesso, Lo verité. stesso, esattamente. Mi Ricordate che le verité. parole che finiscono con l'accento, come verità, che ha l'accento sulla A, non cambiano al plurale, mantengono il sostantivo al singolare e al plurale. Bene. E l'ultima è uguale allo spagnolo, ma ricordate la pronuncia. La pronuncia è con la P, psicologo. Psi. Psicologo. Lo psicologo. Lo psicologo, esatto. Il problema è l'articolo che Esatto, cambia. ecco il problema. L'articolo, lo psicologo. Bene. Adesso ascolteremo un dialogo. Prima lo ascolteremo una volta. Poi vedremo questo esercizio e lo ascolteremo di nuovo, ok? Parlano un po' veloce, allora, ma tutti gli ultimi dialoghi sono
sono veloci, allora ci dobbiamo abituare alla velocità. Ok, dialogo 35. 35. Aspettate che lo cerco. 35. ¿Se escucha? Unità. ¿Se escucha? Sí. Sí. Okay. Al cinema. Per cominciare. 4. Per chi non sei venuto al cinema ieri? Era proprio un bel film. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Peccato, perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te. Mannaggia. Dai, racconta un po'. Allora, il protagonista, Robert, ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera molto bella. All'inizio tutto andava bene, fino a quando un giorno ha capito che Greta aveva qualche segreto. Aveva un altro, eh? Aspetta, ogni tanto spariva e quando tornava non aveva voglia di parlare. E lui non chiedeva spiegazioni? Certo, ma lei aveva sempre la scusa pronta. Un appuntamento con il suo manager, un contratto e così via. Una sera però, mentre guardavano la TV, è squillato il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Ma Robert questa volta ha seguito Greta per scoprire la verità. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? No! Semplicemente che andava da uno psicologo. Praticamente viveva una doppia vita. Credeva di essere un'altra persona. Ho capito. E com'è finita la storia? Lei, con l'aiuto di Robert, sembrava stare bene. E hanno addirittura deciso di sposarsi. Ma proprio un giorno prima del matrimonio, lei è sparita di nuovo. Bene. Avete capito qualcosa? Un po'? Un po'. Okay. Non vi preoccupate, lo ascolteremo più volte. Allora, prima di tutto, più o meno, Paola, più o meno, di che cosa parla, che cosa dicono questi ragazzi? La storia di due persone. Di due persone, ma persone reali? No? Non lo so. Odette, tu secondo te parlano di due persone reali o di un'altra cosa? Due persone reali. In italiano, sono due persone reali. Due persone reali che vanno al cinema. Che vanno al cinema. Cinema. Il ragazzo dice che tiene molto che studiare. Tene non esiste, quello sarà un mezzo spagnolo che ha molto da studiare. Che ha molto. Ok, ma più in generale, di che cosa parlano loro? Non lo sai? No, capito. Uwe, tu hai capito di che cosa parlano loro? Parlano di ir al cinema. Di andare al cinema. Andare al cinema. Un po', sì. Ma il ragazzo, tu devi studiare. Deve studiare. Deve studiare. Sì, ma mi serve più generale. Giorgina, il microfono, Giorgina, di che cosa parlano questi ragazzi? Sono due amici che la bambina, però no, non è bambina. La ragazza. Racconta al suo amico, ascolta al suo amico perché non fu al cinema. Chiede perché non è andato al cinema. Claro. Entonces, lei comienza a raccontare. Lei comincia a raccontare che cosa? El
il tema, il tema della pellicola. E come diciamo pellicola in italiano? Cinema. No, cinema è il posto dove andiamo a vedere. Yeah. Vedere. Come si chiama la pellicola? Film. Il film. Ecco, quello volevo farvi dire. Loro parlano di un film. Film. Non è la storia di due persone reali, è la storia dei personaggi di un film. Sì. Che la ragazza racconta la storia, la trama del film. Sì. Ecco, adesso sì. Bene, adesso lo ascolteremo di nuovo e, occhio qua, dobbiamo ascoltare e completare i dati che mancano. Occhio, dice, sono due o tre parole, sì? Quando dico che manca qualcosa sono due o tre, non di più, non dovete scrivere tutto un dialogo, no. Monica, dimmi. Microfono. No, il microfono. Accendi il microfono. Ecco. Sí. Professor, ¿este diálogo está escrito en alguna parte, en algún libro? Sí, pero todavía no lo vamos a escuchar. O sea, todavía no lo vamos a leer. Ah, ya. Ok. ¿Pero en cuál, en todo caso? Ya se lo voy a decir. Ah, ya. Perdón. Ok, allora, noi dobbiamo completare i dati che mancano. Che cosa significa che mancano? Che faltano. Allora, dato 1, il film era un... Thriller. Ah, aspettate. No, aspettate. Stiamo solo vedendo che cosa dobbiamo scrivere. Poi okay. ascolteremo di nuovo il dialogo. Yeah. Ok? Un giorno Robert ha capito che Greta aveva... Guardate, sono i due personaggi, Robert e Greta. Dobbiamo vedere che cosa aveva. Che cosa significa quel aveva? Greta aveva? Aveva. No, había no, porque el verbo avere no me sirve. Tenía, exacto, tenía. Cuando tornaba, Greta, no aveva voglia. ¿Qué avere voglia? Deseo. Tener ganas, tener deseo. Ah, allora, lei no aveva voglia, ella no tenía ganas. Poi vedremo di qué. Robert... ha seguito Greta per... Greta credeva di essere... e alla fine è... Adesso che sappiamo che cosa manca, ascoltiamo e completate. Lo ascolteremo una o due volte, allora non vi preoccupate. Unità 7. Al cinema. Per cominciare, 4. Perché non sei venuto al cinema ieri? Era proprio un bel film. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Peccato, perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te. Mannaggia. Dai, racconta un po'. Allora, il protagonista, Robert, ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera molto bella. All'inizio tutto andava bene, fino a quando un giorno ha capito che Greta aveva qualche segreto. Aveva un altro, eh? Aspetta, ogni tanto spariva e quando tornava non aveva voglia di parlare. E lui non chiedeva spiegazioni? Certo, ma lei aveva sempre la scusa pronta. Un appuntamento con il suo manager, un contratto e così via. Una sera però, mentre guardavano la TV, è squillato il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Ma Robert questa volta si è seguito Greta per scoprire la verità. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? No, semplicemente che andava da uno psicologo. Praticamente viveva una doppia vita. Credeva di essere un'altra persona. Ho capito. E com'è finita la storia?
Lei, con l'aiuto di Robert, sembrava stare bene e hanno addirittura deciso di sposarsi. Ma proprio un giorno prima del matrimonio, lei è sparita di nuovo. Ok, lo ascoltiamo di nuovo. Unità 7. Al cinema. Per cominciare, 4. Perché non sei venuto al cinema ieri? Era proprio un bel film. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Peccato, perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te. Mannaggia. Dai, racconta un po'. Allora, il protagonista, Robert, ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera molto bella. All'inizio tutto andava bene, fino a quando un giorno ha capito che Greta aveva qualche segreto. Aveva un altro, eh? Aspetta, ogni tanto spariva, quando tornava non aveva voglia di parlare. E lui non chiedeva spiegazioni? Certo, ma lei aveva sempre la scusa pronta. Un appuntamento con il suo manager, un contratto e così via. Una sera però, mentre guardavano la TV, è squillato il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Ma Robert questa volta ha seguito Greta per scoprire la verità. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? No, semplicemente che andava da uno psicologo. Praticamente viveva una doppia vita. Credeva di essere un'altra persona. Ho capito. E com'è finita la storia? Lei, con l'aiuto di Robert, sembrava stare bene e hanno addirittura deciso di sposarsi. Ma proprio un giorno prima del matrimonio, lei è sparita di nuovo. Ok, meglio, un po' meglio, avete capito un po' di più? Più o meno, sì, un po'. Vediamo. Anita, il film era un... thriller. Era un thriller. Chi ha risposto? Chi ha risposto? Era un thriller psicologico, sì. Ecco, ho chiesto a Anita. Thriller psicologico. Psicologico. Bene. Beatriz, un giorno Robert ha capito che Greta aveva... un segreto. Un segreto. Mm-hmm. Quasi. Lui, quello che dice, che è un po' un'idea simile, è... qualche segreto. Qualche segreto. Che cosa significa qualche segreto? Algún segreto. Sì, noi lo diciamo al plurale, algunos. Algunos segretos. Sempre in italiano è singolare, qualche, e poi una parola al singolare, in spagnolo è plurale, algunos segretos. Qualche segreto. Perfetto. Giorgina, quando tornava... non aveva voglia di che cosa? Di parlare. Di parlare, esatto. Non aveva voglia di parlare questa Greta. Monica. Robert ha seguito Greta per... il microfono, Monica. Non lo so. No, non lo sai, non ti preoccupare. Paola, tu hai alzato il dito. Descubrire la verità. Quasi. Occhio, quale è il verbo descubrirlo? Abbiamo visto prima. Non è descubrire, guarda qua. Scoprite. Scoprire. Scoprire. La verità. Scoprire la verità. Ecco. Perfetto. Nelson, Greta credeva di essere... che cosa credeva Greta? Passa la parola. Passa la parola. Ok, Odette.
Creta deve dire il psicologo, al psicologo. No, no, perché Greta andava dallo psicologo, ma lei credeva di essere, creia ser, che V? Un'altra persona. Un'altra persona, esatto, lei aveva un problema, allora un'altra persona. E Anna Maria, alla fine... E che cosa è successo alla fine? E Greta andava allo psicologo. Sì, no, ma alla fine della storia, che cosa ha fatto Greta? Che, a ver, mi sembra che si stavano per sposarsi, ma Greta spariva di nuovo. È sparita. Esatto, è sparita di nuovo. Il verbo sparire, se lo mettiamo qua, il verbo sparire significa desaparecer. ¿Qué me puso la radio por ahí? Ok. Acuérdense de apagar los micrófonos. Ok. Sparire, desaparecer, con il participio sparito o sparita. È un verbo di cambiamento, allora usa sempre il verbo essere. Verbo essere come ausiliare, ok? Allora, Greta alla fine è sparita di nuovo. Bene, buon udito, bene. Siete riusciti a capire molto di quello che dicevano. Entre tutti. Tra tutti, sì, ma alla fine tutte queste cose si fanno tra tutti, entre todos, tra tutti. Bene, allora vedremo che cosa impareremo in questa unità. Allora, in questa unità... Beatriz, leggimi la 1. Impariamo a raccontare e descrivere, a parlare di ricordi, a esprimere accordo e disaccordo. Esatto, impariamo a raccontare e descrivere. Che cos'è raccontare? A commentare. Contare. A raccontare. Contare. Descrivere. Sì, allora, noi in italiano abbiamo due verbi per uno in spagnolo. Noi abbiamo il verbo raccontare e il verbo contare. È lo stesso? No, non è lo stesso. Per noi quando traduciamo allo spagnolo usiamo lo stesso verbo, contare. Ma in italiano questi due verbi hanno due usi diversi. Il primo, raccontare, lo usiamo quando noi raccontiamo, per esempio, una storia. Raccontare serve quando raccontiamo qualcosa che è successo. Invece... il verbo contare lo usiamo solo quando, per esempio, cominciamo a dire 1, 2, 3, 4, eccetera. Soldi. Numeri. Non soldi? No, può essere 1 euro, 2 euro, sì, stai contando i soldi, ma il verbo contare è per i numeri, quando noi contiamo numeri. Invece raccontare è per le parole, quando noi raccontiamo un successo, una storia. Per quello, quando noi parliamo di cuentos para niños, come si dice in italiano? Raccontare. Racconti per bambini. Cuentos,
racconti. Perché viene dal verbo raccontare. Perfetto. Allora, impariamo a raccontare e descrivere. A parlare di ricordi. A esprimere accordo e disaccordo. Beatriz, che cosa significa esprimere accordo? Espresar accordo e disaccordo. Ossia, manifestare. Esatto, expresar, esprimere, la traduzione letterale di esprimere è expresar. Expresar acuerdos y desacuerdos. Perfetto. Bene, Georgina, mi puoi leggere la 2, per favore? Yeah. Conosciamo l'imperfetto e il trapassato prossimo. Claro, le differenze tra l'imperfetto e il passato prossimo. Perfetto. Bene, allora, conosciamo l'imperfetto. L'imperfetto è il primo tempo verbale che impareremo la prossima settimana. Ok? È un tempo verbale nuovo. E impareremo anche il trapassato prossimo. Cos'è questo trapassato prossimo? È un tempo verbale... È un po' complicato, anche se si usa poco, si usa in pochi casi, ma lo dobbiamo imparare. Ah, è una combinazione tra l'imperfetto e il passato prossimo. Lo vedremo più avanti, sì, non adesso, non la prossima settimana, magari tra 3 o 4 lezioni vedremo questo tra passato prossimo. Come si usa, quando si usa... come si coniuga. È molto importante sempre è che vedremo, capiremo le differenze tra l'imperfetto e il passato prossimo. Perché? Perché noi conosciamo il passato prossimo fino adesso, no? Abbiamo imparato l'anno scorso, mi sa... Oh, no, 2 anni fa abbiamo imparato il famoso trapassato prossimo, scusate, passato prossimo. E adesso abbiamo un nuovo tipo di passato, sì? Entrambi sono passati, ma servono per cose diverse, non si usano e non si intercambiano. Uno serve a una cosa, l'altro serve a un'altra. Allora vedremo qual è la differenza tra uno e l'altro. Perfetto. Monica, leggimi la 3, per favore. 3. Troviamo informazioni e curiosità sul cinema italiano. Sul cinema. E curiosità sul cinema italiano di ieri e di oggi. Film, attori e registi. Film, attori e registi. Perfetto. Troviamo informazioni e curiosità, curiosidades, sul cinema italiano di ieri e di oggi. Film, abbiamo detto películas, no? Film. Attori, actores, e registi. Che cos'è un regista? È un director. La registi, director. Molte volte quando noi vediamo un film italiano, quando dice dirigido por o director, dice regia di, e poi mette il nome, regia di Pierpaolo Pasolini, quello è direzione de o dirigido por Pierpaolo Pasolini. Possiamo imparare subito un'altra parola. Il sceneggiatore. Che cosa significa sceneggiatore? Scenografo? No. Guionista. Guionista.
Lo sceneggiatore, guionista. Ricordate che le parole che cominciano con SC, S più consonante, usano lo. Lo sceneggiatore. Bene, adesso che cosa abbiamo qua? Il famoso dialogo. Solo adesso lo leggiamo. Prima era un esercizio per l'udito, un esercizio per capire l'audio. Adesso possiamo leggere e capire. Allora, la prima parte la leggerà Nelson con Odette. Odette sarai Giulia, Nelson sarà Sergio. C'è nel libro? Sì, pagina 103. Già? Del libro, sì. Perché non sei venuto al cinema ieri? Sì, al cinema ieri. Al cinema ieri era proprio un bel film. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Peccato, perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te? No, occhio, psicologico con la G, psicologico? Psicologico. Di quelli che piacciono a te? Piacciono a te, era corretto. Mangia, dai, no, lì c'è scritto mannaggia, poi vedremo che cos'è. Eh? Mannaggia, dai, racconta un po'. Allora, il protagonista Robert ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera. Molto bella. Non è una U, è una V. Svizzera. Svizzera. Ecco. Molto bella. All'inizio tutto andava bene. Fino a quando... Súbelo un pochito, por favore. Sì. Ay. All'inizio tutto andava bene. Fino a quando un giorno ha capito... che Greta aveva qualche segreto. Aveva un altro e? Fino lì, adesso cambiamo. Aveva un altro e, continuerà Paola con V. Paola sarà Giulia, V sarà Sergio. Aspetta, ogni tanto spariva e quando tornava non aveva voglia di parlare. E lui non chiedeva spiegazioni. Spiegazioni, e lui non chiedeva spiegazioni? E lui non chiedeva spiegazioni? Certo, ma lei aveva sempre la scusa pronta. Un appuntamento con il suo manager. 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 Un contratto e così via. Una sera, però, mentre guardavano la TV e... Squillato. Il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Ma Robert questa volta ha seguito Greta per scoprire la verità. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? No, semplicemente che andava da semplicemente che andava da uno psicologo. Praticamente viveva una doppia vita. Credeva di essere un'altra persona. Ho capito. E come è finita la storia?
Lei con aiuto di Robert sembrava state bene e hanno addirittura deciso di sposarsi, ma proprio un giorno prima del matrimonio lei è sparita di nuovo. Perfetto. Adesso vediamo, ci sono alcune cose nuove. Allora, perché non sei venuto al cinema ieri? Era proprio un bel film. Che cosa significa quel proprio? Proprio un bel film. È realmente, giustamente un buon film, una buona película. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Avevo. Che cos'era quel avevo? Tenía. Io avevo. Tenía tanto che studiare. Peccato. Perché dice peccato? Che cosa significa questo peccato? Pena. Che pena, che lastima. Perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te, de los que te gustan a ti. Mannaggia. Quella è un'espressione, mannaggia. La dicono molto soprattutto i romani dicono molto mannaggia. Così da sola è molto innocente, possiamo dire, la possono dire anche i bambini. Significa caramba, carai, diantres. Sì, no, niente di speciale, non è una espressione brutta, niente, la dicono i bambini, mannaggia. Solo che ovviamente i romani, che sono, ai romani piace molto dire parolacce. Sapete cosa sono le parolacce? Los garabatos. Ai romani piace molto dire parolacce. Le dicono sempre, tutto il giorno. Allora, loro dicono mannaggia, ma fanno mannaggia e poi e diventa una parolaccia. Ok? Riescono a trasformare questo caramba in una parolaccia. Allora, voi conoscete solo il mannaggia. Mannaggia. Con due C. Così, parolaccia. Sì? Si vede? Gravato, palabrota. Ok, mannaggia, dai, racconta un po', cuenta un poco, cuenta algo. ¿Y mannaggia a qué equivaldría en nuestro léxico? Yo lo dije, caramba, caray. Corcholis. Flauta. Exacto. Allora. Dai. Quel dai lo conosciamo. ¿Da cuál verbo viene quel dai? Dale, sí. Dale. Directamente del verbo dare, dale. Dale. Cuenta un poco. Cuenta algo. Allora, il protagonista, Robert, ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera. Molto bella. Qual era la Svizzera? Suiza. All'inizio andava tutto bene. Tutto andava bene. Iba todo bien. Fino a quando un giorno ha capito che Greta aveva qualche segreto. Vi ricordate? Algunos secretos. Aveva un altro, eh? Che cosa, perché lui dice, che cosa si riferisce con aveva un altro? Tenía otro. Esatto. Aspetta. Ogni tanto spariva. E quando tornava non aveva voglia di parlare. De vez en cuando, letteralmente cada tanto,
De vez en cuando spariva, desaparecía. E quando tornava, no. Non aveva voglia di parlare, no tenía ganas de hablar. E lui non chiedeva spiegazioni, non pedia explicaciones. Certo, il certo è quello che noi diciamo, claro. È lo stesso, claro. Gli italiani dicono certo o dicono certamente? È lo stesso, è uguale. Certo, certamente. Ma lei aveva sempre la scusa pronta. Tenía siempre, ¿qué cosa? La excusa lista. La flor de labios. Un appuntamento con il suo manager, un contratto e così via. Così via è come dire eccetera. È lo stesso di dire eccetera. Una sera, però, mentre guardavano la TV, è squillato il suo cellulare. Il verbo squillare è un verbo molto specifico. Squillare è suonar per il cellulare. Il cellulare o il telefono. Il cellulare squilla, il telefono squilla. Noi possiamo dire squillare o suonare. Allora, il telefono squilla o suona? Il cellulare squilla o suona? Suona. È lo stesso. Suona. Suona. No, no, non è una domanda, Nelson. Non sto chiedendo se il cellulare squilla o suona. È che io posso dire il cellulare squilla o posso dire il cellulare suona. Sono sinonimi. Ok, allora, è squillato il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Cos'è questo in fretta? Deprisa. Deprisa, apurata. Ma Robert questa volta ha seguito Greta per scoprire la verità, para descubrir la verdad. Ha seguito Greta. Siguió a Greta, claro. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? Quel cosa è cosa ha e che ha descubierto? Che descubrió? Un altro uomo, no? No. Semplicemente che andava da uno psicologo. Praticamente viveva una doppia vita, vivia una doble vita. Credeva di essere un'altra persona. Creía ser otra persona. Ho capito. E come è finita la storia? Lei, con l'aiuto di Robert, sembrava stare bene. Che cosa significa quel sembrava stare bene? Parecía estar bien. Ah, il verbo sembrare significa parecer. Sembrava stare bene. E hanno addirittura, incluso, in alcuni casi, más encima, in questo caso, incluso. E hanno addirittura deciso di sposarsi, incluso decidieron casarsi. Ma proprio un giorno prima del matrimonio, un día antes, lei è sparita di nuovo. Ella desapareció otra vez. Bene, ascoltiamo l'ultima volta l'audio. Adesso leggendo. Unità 7. Al cinema. Per cominciare. 4. Perché non sei venuto al cinema ieri? Era proprio un bel film. Ma sai che avevo tanto da studiare per il test di stamattina. Peccato, perché era un thriller psicologico di quelli che piacciono a te. Mannaggia. Dai, racconta un po'. Allora,
Il protagonista, Robert, ha conosciuto Greta, un'attrice svizzera molto bella. All'inizio tutto andava bene, fino a quando un giorno ha capito che Greta aveva qualche segreto. Aveva un altro, eh? Aspetta, ogni tanto spariva e quando tornava non aveva voglia di parlare. E lui non chiedeva spiegazioni? Certo, ma lei aveva sempre la scusa pronta. Un appuntamento con il suo manager, un contratto e così via. Una sera però, mentre guardavano la TV, è squillato il suo cellulare. Lei ha risposto ed è uscita in fretta. Ma Robert questa volta ha seguito Greta per scoprire la verità. E cosa ha scoperto? Un altro uomo, no? No, semplicemente che andava da un psicologo. Praticamente viveva una doppia vita. Credeva di essere un'altra persona. Ho capito. E com'è finita la storia? Lei, con l'aiuto di Robert, sembrava stare bene e hanno addirittura deciso di sposarsi. Ma proprio un giorno prima del matrimonio, lei è sparita di nuovo. Ok. Meglio? Meglio adesso leggendolo e conoscendo tutte le parole? Si capisce molto di più, no? Sì. Sì, sì che sì. Bene, finiamo qua oggi.